Buonasera a tutti, bentrovati nel salotto dello Scarabocchiatore. Questa sera a presentare con me c'è Clyde. Ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti e tutta la gente collegata. Bacioni, ciao Monica. Ciao! E con noi stasera ospite c'è Alessio Moroni, il disegnatore Ciao a tutti, buonasera. di Zombie Side. Allora, come di consuetudine per me, la prima domanda la fa il mio collega. Quindi tocca a me, insomma, parto io. Allora, intanto complimenti, l'ho comprato, letto, molto d'impatto, molto bello, anche se di primo impatto uno dice ancora una storia di zombie, sì, ancora una storia di zombie, ma questa è una cosa un po' diversa. Allora, intanto i miei complimenti perché già avevo avuto la possibilità di apprezzarti su un Orfani di qualche tempo fa, Sam. Sì, Orfani 6, quindi, esatto, sì, numero 5. Quindi non è proprio un pieno debutto quello per la casa editrice, ma hai già avuto l'onore del battesimo di fuoco, insomma, su una serie. Esatto. Abbiamo già visto qualcosa di tuo. Poi questo esordio, diciamo, molto interessante. Anzi, volevo farti questa domanda. Sono tutti e quattro tuoi oppure ti alternerai con altri disegnatori? Allora, no, mi alternerò con almeno un altro disegnatore, perché non ho ancora avuto modo di vedere l'ultimo numero. Comunque, sicuramente io farò le copertine di tutti e quattro, perché hanno affidato tutte le copertine a me. I primi due che vanno, diciamo, a concludere quella che era la cosiddetta prima stagione di Zombicide, che corrisponde al progetto finanziato su Kickstarter dalla Camon nel 2020 e che però non aveva ancora un'edizione italiana. Quindi questo progetto che chi ha finanziato il progetto ha avuto modo di leggere in inglese e nelle altre lingue in cui era stato tradotto, non aveva ancora avuto un'edizione italiana. La Bonelli ha acquistato i diritti per fare appunto edizione italiana, quindi questa non è proprio una produzione Bonelli, una produzione Camon, però è la Bonelli licenziataria del prodotto per l'Italia. Gli altri due numeri, quindi i due numeri successivi, avranno quella che è la cosiddetta seconda stagione di Zombicide, che prosegue direttamente gli avvenimenti di quella disegnata da me, che sarà disegnata da Francesco Mobili, sceneggiata da Michele Monteleone e Stefano Lietti. Perfetto, quindi allora intanto hai preso, la Bonelli ha preso e affidato questo progetto a delle vere star per quanto riguarda i testi, perché si è messa nelle mani di Enoch e Vietti per questa stagione qui, quindi Esatto. sono preso una vacanza da Dragonero e da Sottosopra e da altri progetti, sono confluiti qua, insomma, hanno voluto fare questa, diciamo, questa uscita. A me è piaciuto molto, devo dire la verità, l'ho trovato. Io sono vecchio, faccio questa premessa, sono molto vecchio. Sono molto vecchio. E l'ho trovato molto fresco, molto, molto giovane. Non ci sono grandi spiegoni, si entra subito in azione. E quindi è rivolto decisamente a un pubblico giovane. Hai avuto la stessa impressione anche tu? Ecco, la domanda è questa: che riferimenti ti hanno dato per poter affrontare questo primo capitolo? La sceneggiatura, l'impostazione, che dritte ti hanno dato? Allora, diciamo che questo progetto è molto d'impatto, sembra molto diverso, diciamo, dalle classiche cose Bonelli, perché effettivamente lo è e non è un progetto nato in casa Bonelli. Per esempio, il formato è il formato comic book, quindi è un formato inedito per la Bonelli, ma questo perché semplicemente in realtà era destinato prima di tutto al mercato americano. Tant'è che noi avevamo pensato, esatto, all'inizio,
ogni stagione era divisa in quattro albetti da 32 tavole, che sono poco più di uno spillato americano. Poi in realtà la Camon ha deciso di fare il volume, e quindi il formato, diciamo, la spiegazione è questa, perché era per il mercato americano, che quindi è un formato un po' più giovane, se vogliamo, tra virgolette. Dal punto di vista di riferimenti, sceneggiatura e quant'altro, devo dire che mi sono trovato benissimo, perché ho avuto massima libertà, tutti avevamo massima libertà, e ci siamo proprio divertiti, sia nella sceneggiatura che nel disegno. Potevo tranquillamente, anzi, mi hanno detto fai quello che vuoi, spacca la gabbia, vignette che sbordano, personaggi che escono, splash page, nel prossimo numero ci dovrebbe essere almeno una, se non ricordo male, double spread, quindi delle tavole molto molto americane, proprio anche nell'impostazione già solo della gabbia. Dal punto di vista invece del disegno mi sono trovato proprio a mio agio, perché tendenzialmente questo è proprio il mio stile di disegno, quindi io ho dei riferimenti che vanno da autori americani, che possono essere Chris Becciolo piuttosto che Umberto Ramos, Madureira, un sacco di artisti americani, ed erano proprio i riferimenti, diciamo, tra virgolette, corretti. Tra l'altro, uno degli artisti che seguo, che seguivo anche prima di questo progetto, è proprio Edward Guiton, che è il designer ufficiale di Zombicide della Camon, che si occupa della grafica dal primo gioco di Zombicide. Quindi quando David Preti mi ha detto che le reference erano Guiton, è stato molto contento, perché era un artista che conoscevo e quindi non mi è stato difficile andare in quella direzione. Poi volutamente, nel corso del progetto, ho cercato di rendere questa cosa ancora più esplicita, questo legame tra il gioco e il fumetto, e quindi sono proprio andato molto molto in quella direzione, perché volevo che i giocatori del gioco, chi conosce il gioco di Zombicide, di primo acchito, vedendo il nostro fumetto, riconoscesse proprio le cose, diciamo, tipiche del gioco, anche dal punto di vista grafico. Allora, non è stata un'impressione, perché vabbè, Ned è abbastanza palese, Wanda anche, perché ricorda tantissimo la cameriera, e poi io nella sacerdotessa, diciamo, sì, Keiko, giusto? E sì, ci ho visto giapponese, un sì. Pochino, volevo proprio chiederti, ma c'è un po' di Emi? C'è un po' della ragazza goa? Allora, in realtà ci sarà proprio Emi, nel senso che nei prossimi numeri arriveranno anche gli altri personaggi classici di Zombicide. Noi abbiamo agito in questo modo. Praticamente la storia era appunto un prequel, se vogliamo, del gioco di Zombicide. Quindi come è iniziato? Perché quando uno prende la scatola si trova in un apocalisse zombie e inizia a giocare con i vari personaggi, i vari sopravvissuti. E allora il fumetto invece è un passo prima, quindi cosa è successo prima e come si arriva, è una sorta di partita zero di Zombicide. Proprio per sancire, diciamo, questo legame tra gioco e fumetto, durante la campagna Kickstarter abbiamo creato quattro nuovi sopravvissuti, che sono appunto Keiko, Diana, Obo e Giulio, e questi quattro sopravvissuti non solo sono nuovi personaggi del fumetto, ma hanno avuto anche la loro controparte nel gioco, quindi ci sono le miniature di tutti questi personaggi, che sono personaggi giocabili di entrambe le edizioni del gioco, che sono stati acquistati da chi ha sostenuto il progetto. Era una cosa speciale, un perk speciale del progetto Kickstarter. Quindi noi abbiamo i nostri quattro nuovi protagonisti, quattro nuovi sopravvissuti, che vengono affiancati dai protagonisti classici. Quindi ci sarà anche Emi, se non sbaglio, non voglio dire una cavolata, nel prossimo numero a chiusura, perché le pagine non riempivano tutto il numero, ci dovrebbe essere una storia breve proprio solo di Emi, scritta da Enoch e disegnata da Giancarlo Rivares. Che fa parte di tutte le storie brevi che accompagnavano il volume del progetto Kickstarter.
E io sono molto contento di questa cosa perché ho avuto la possibilità di creare il design di questi quattro nuovi sopravvissuti che sono stati creati come background e tipologia di personaggio da Luca e Stefano. E io ho avuto la possibilità di creare il loro design, che poi è stato ripreso dai modellatori 3D e dagli illustratori della Camon per creare le miniature. Quindi, per rispondere alla tua domanda, c'è un po' anche di Evi, nel senso che sono dei nuovi personaggi di zombie, quindi hanno un po' le caratteristiche tipiche dei personaggi di Zombicide, quindi hanno tutte le loro tascone per mettere i loro oggetti, hanno delle armi molto riconoscibili, delle silhouette molto riconoscibili, pettinature particolari, quindi anche lì nel design mi sono ispirato ovviamente al design classico dei vari personaggi di Zombicide. Vedo che mi hai riattivato, quindi aspetta la domanda da me. Allora, io vedo che siete, la vostra età giovane, siete molto più sul pezzo di quanto non sono io. Allora, domanda da, diciamo, da esterno. Come si lavora con Vietti e con Enoch? Come sceneggiatore? Come ti sei trovato? Allora, io devo dire non per aziendalismo o cosa, però mi sono trovato, io ho avuto modo di lavorare anche con sceneggiatori americani e quant'altro, mi sono trovato benissimo. E anche sicuramente anche il progetto, che era un progetto che tutti ci siamo divertiti un sacco, avevamo proprio dalla Camon la massima libertà per tutto, quindi dal punto di vista della storia avevamo veramente pochissimissimi paletti relativi solo a certe cose che in America magari non si possono fare vedere, ma che erano proprio due o tre cosette. Per esempio, ci hanno detto: non mettete, non fate fare dei camei a personaggi noti nello sfondo, quindi spesso, no, nei fumetti uno magari disegna un piccolo Dylan Dog in un numero di Nathan Never per fare una sorta di easter egg, eccetera. Loro ci hanno detto non fatelo perché ci sono questioni di diritti e quant'altro, ma tolto proprio questo, abbiamo avuto massima libertà. Io avevo già lavorato con Luca su una storia di Dragonero che stiamo portando avanti da un po' di tempo. Si è messo in mezzo Zombie, sai, si è messo in mezzo il fatto che Luca deve gestire tutto l'universo di Dragonero, però stiamo lavorando a questa storia delle cronache dell'Erondar, che sarà uno speciale che era già stato annunciato qualche tempo fa, ambientata nel passato, molto molto passato dell'universo di Dragonero, quindi ero già abituato, diciamo, a lavorare con Luca. Anche con Stefano mi sono trovato veramente bene, non abbiamo avuto nessun problema, loro mi hanno dato massima libertà, ci siamo confrontati su certe cose quando avevamo dei dubbi su magari qualche inquadratura o qualche cosa, ma loro stessi sono i primi che mi hanno detto: vai, divertiti, è una storia di gente che si ammazza e teste di zombie che volano, quindi divertiamoci, e così abbiamo fatto e speriamo di aver fatto divertire anche i lettori. Assolutamente, assolutamente sì. Cioè, per quanto mi riguarda, sì, io ho apprezzato anche molto la scelta del flashback in nero-rosso alla Morgan Lost per il passaggio quando l'infermiera racconta il suo, diciamo, il prima della io l'ho apprezzato molto perché rende molto bene lo stacco tra il narrato presente e il narrato, diciamo, un po' più dietro No. le quinte. Tra E l'altro poi, c'è stato un scusa. piccolo errore da parte, no, figurati, ci tenevo solo a dire appunto che c'era stato un piccolo disguido e non è stato accreditato, però le tavole di flashback sono disegnate da Marco Itri, che si è occupato di tutti i flashback della cosa, quindi ci tengo a dirlo perché sono accreditato solo io come disegnatore, ma c'è anche questa parte di lavoro che ha fatto Marco, il tutto colorato da Francescutto, che tra l'altro ha appunto fatto questa scelta di colorare in modo diverso i flashback, perché io e Marco abbiamo uno stile abbastanza simile, che si sposa bene, diciamo, e allora l'abbiamo differenziato ancora di più con il colore. A me è piaciuto molto questa cosa qua, è piaciuto tantissimo anche perché in scala di grigio il rosso del sangue secondo me proprio rendeva al massimo le tante scene d'azione che ci sono in questo album, perché
E se è un numero uno, presentiamo i personaggi anche a chi, come me, non li conosce, quindi ci dici chi sono, però c'è tanta azione, cioè, diciamo, le basi sono proprio ridotte al minimo, cioè a un paio di interventi via radio dicendo che c'è. Quindi, decisamente, un prodotto molto giovane, per me, molto giovane, molto bello, molto riuscito. Volevo chiederti una cosa, per quanto riguarda la copertina... come hai deciso, come l'hai decisa? L'hai decisa tu? Ti hanno dato degli input? Dici qualcosa. Allora, la copertina è stata un po', soprattutto quella del primo numero, un po' un buona alla prima. Quindi nel momento in cui me l'hanno affidata, io ho fatto una proposta. La mia proposta iniziale era quella, ma che in realtà poi era anche quello che ci eravamo detti con Stefano Vietti, con Luca Barbieri, editor di Dragonero e curatore anche di Zombicide. Avevamo pensato di inserire, dedicare la copertina ai quattro nuovi protagonisti. L'unica cosa che poi abbiamo, diciamo, un po' cambiato in corso è stata quella di dire, ma no, magari... ci vuole qualcosa che lo leghi anche al gioco, diciamo, classico, e quindi abbiamo pensato di mettere due protagonisti, esatto, di quelli nuovi, accompagnati da Ned, che è il protagonista, diciamo, oltre a essere uno dei personaggi classici di Zombies, è anche praticamente il primo che incontriamo nella storia. Infatti la cover del secondo numero, che è stata anticipata sul retro dell'albo, abbiamo messo gli altri, quindi gli altri due sopravvissuti e Wanda. La mia idea di base per questa cover è stata abbastanza semplice, ed era quella di, proprio per sottolineare il legame tra il gioco e il fumetto, di riprendere la classica composizione delle scatole del gioco. Quindi se voi prendete una qualsiasi edizione di Zombicide, quello fantasy, una delle mille espansioni che hanno fatto di Zombicide, in genere le copertine sono i protagonisti sopravvissuti al centro, attorniati dagli zombie con di sfondo o le macerie o il posto dove si trovano. Allora io ho detto, boh, facciamo una cosa molto simile, quindi ho usato la stessa composizione con i personaggi centrali attorniati dagli zombie, in modo che chi magari conosceva il gioco e capitasse in edicola o si trovasse davanti il fumetto, si sentiva, diciamo, un po' subito a casa, cioè riconosceva le tipiche cose di Zombicide. Allora, sei ancora muto? Ok, allora, io l'ho trovata sicuramente d'impatto, perché in edicola, cioè nelle edicole, si nota se l'edicolante fa il suo mestiere, è qualche cosa che si vede, non passa inosservato, si vede. Copertina molto americana, assolutamente, totalmente diversa delle impostazioni che adesso troviamo, diciamo, sicuramente nel mondo Bonelli non esiste una cosa del genere, ma anche in altre... No, anche, no, guarda, ti dico la verità, Alessio, cioè ci vuole queste cose, perché... ci vuole, perché deve andare verso un pubblico diverso da quello classico, tradizionale, quello che ama un certo tipo di storie. Questo qua, ti dico la verità, pur non essendo il mio universo di riferimento, io ho trovato un prodotto, ti ripeto, molto interessante, anche se all'inizio ho detto, ancora una storia di zombie, cioè ormai i zombie sono declinati in tutte le salse. Però in questo caso qui, cioè sposarlo con un progetto che è quello del gioco, diciamo gioco di ruolo, gioco da tavolo, gioco quello che è, io ho trovato molto interessante, certo. Perché sicuramente, sicuramente intanto la garanzia è che era affidato a qualcuno che ne sapeva, quindi Vietti e Enoch sanno come impostare la cosa, hanno pensato giustamente di portarlo in un prequel, come hai detto tu, in una fase antecedente, quindi un universo riconoscibile dai giocatori, ma non respingente nei confronti di chi come me si avvicina per la prima volta. Quindi, ripeto, un numero uno interessante, perché ti dico chi siamo e cosa dobbiamo fare. E poi dopo compra gli altri tre e vedi come va a finire. Quindi per me è un'impostazione che, cioè, che per me funziona. Poi, ti ripeto, non soltanto il tempo dirà. La domanda che mi è stata fatta, che mi hanno fatto,
quella, cioè per il momento sono quattro uscite, saranno raccolte in volume, si pensa a un'edizione volume con delle aggiunte, con delle, qualche cosa della lavorazione, oppure no? Ci puoi anticipare qualcosa oppure è tutto campato? No, io non posso niente dire nulla, l'unica cosa che posso dire è che questo fa parte di, diciamo, un trittico, il progetto era fatto di tre storie, quindi Zombicide classico, diciamo, Zombicide Invader di Vietti e Olivares, e Cthulhu Death May Die di Enoch e Crosa. Ufficialmente non posso ancora dire niente, l'unica cosa che posso dire è che gli altri due sono usciti in volume da libreria. Quindi, però ufficialmente non mi hanno ancora detto nulla, io non ho detto niente. Assolutamente, no, la colpa è mia. La colpa è mia che sono un ficcanaso maledetto, però cioè, trovo questa cosa veramente interessante. Cioè, questa uscita la trovo veramente, veramente interessante come idea per muoversi verso nuovi lettori, anche perché, ripeto, c'è bisogno di nuove idee, è un abbinamento con i giochi da tavolo, i giochi di ruolo. Secondo me, per estendere quella che è l'offerta, è sicuramente una direzione da perseguire, insomma. Quindi sì, per me è tanta roba, però vorrei che anche Monica dicesse qualche cosa, perché altrimenti... Sì, allora ti muto io stavolta, così mi infilo. Allora, no, io ho trovato bellissima la cosa del gioco, infatti quando l'ho preso in mano e ho visto il cambio dei personaggi, no, ho subito pensato, come ti ho detto, ma... Allora Emily l'ha riadattata così, ma allora, e invece è bello il fatto che invece sia proprio una parte antecedente, così lo rende ancora più simile, secondo me, al gioco di ruolo, perché è come se fosse una campagna a parte. Esatto. E questa è una cosa che ho trovato veramente bellina. Esatto, no, cioè, l'idea era proprio quella. Luca e Stefano, quando hanno dovuto scrivere tutte le storie, quindi non solo di questo Zombicide, ma anche degli altri giochi, si sono presi i vari giochi, hanno cercato di entrare un po' nel gioco, quindi leggendo il manuale, cercando di capire che tipologia di gioco è. È un gioco dove i giocatori sono uno contro l'altro, oppure dove bisogna collaborare? Per esempio Zombicide è un gioco nel quale devi collaborare con gli altri giocatori, dove devi andare da un punto A a un punto B, in mezzo trovi degli zombie, ti devi alleare, quant'altro. E tutte queste dinamiche sono state messe nel fumetto, proprio perché l'idea era quella di scrivere una storia che fosse una sorta di campagna di Zombicide. Tra l'altro, per chi ha sostenuto il progetto Kickstarter, hanno reso proprio queste storie delle campagne. Ci sono poi le schede dei personaggi, gli eventi, tutto quanto, e quindi chi gioca Zombicide può anche giocare il nostro fumetto. Bellissimo, ma quindi anche la regola d'oro che non puoi fare un ammazza tutti è stata mantenuta? Esatto. Poi è divertente perché, per esempio, io conoscevo Zombicide, perché credo che nessuno non conosca Zombicide, nel senso, anche se uno non l'hai sentito, l'hai visto in fumetteria o se vai alle fiere, quant'altro lo vedi. Quindi io di nome lo conoscevo, però non ci avevo mai giocato, cosa che spero di rimediare presto, quindi non vedo l'ora di poter giocare i miei personaggi nel gioco di Zombicide. E quindi niente, questo progetto che mischia un po' questi, un po' cross-mediale di questi due mondi, diciamo, paralleli, ma che magari non sempre si incontrano, secondo me diciamo, è positivo nel momento in cui chi legge il fumetto e scopre che non è solo una storia di zombie, ma è ispirata a un board game e quant'altro, magari proverà a giocare a Zombicide, e magari chi l'ha comprato perché vuole avere tutto ciò che riguarda il gioco e non è un grande lettore di fumetti, magari si appassiona al media fumetto e diventerà un lettore. Quindi la speranza è un po' anche quella di unire i due fandom, diciamo, dei media.
Anche diciamo perché normalmente chi gioca di ruolo legge anche fumetti, magari non ne legge tantissimi, però legge anche fumetti e viceversa, è capitato a Esatto. tutti, cioè, di giocare di ruolo. Se Sì, sì. leggi fumetti, bene o male, almeno una volta nella vita una compagna l'hai fatta, in teoria. Esatto, sì, poi appunto se ti appassioni di fumetti o di giochi, sei un po' tra virgolette nerd, quindi conosci, se giochi conosci fumetti e viceversa. Però era un progetto piuttosto interessante. Quando l'abbiamo presentato a Lucca adesso non vorrei dire, forse 2018, non l'ultima Lucca prima del lockdown, ma quella prima ancora, abbiamo avuto un riscontro molto positivo, l'abbiamo presentato nell'area Games, quindi non nella parte di Lucca dedicata agli editori, ma eravamo allo stand Eravamo allo di stand Asmodee di e della Asmodee Camon, e abbiamo avuto un buon riscontro da parte dei giocatori. Io vedevo, abbiamo portato un Albetto Zero, diciamo, che presentava un po' i progetti, e i giocatori erano molto interessati, gli sembrava una cosa molto particolare che poter avere un fumetto, con gli eroi che loro giocano durante le loro campagne e con gli amici. Invece ascolta un pochino, visto che siamo rimasti, eccolo! Ti volevo chiedere, no, non ci Vai, siamo più. vieni. Eccolo, ti volevo chiedere, noi ci siamo lasciati 11 anni fa all'Accademia, no? L'ultima volta che ci siamo visti. Sì, Quindi è una dall'Accademia in Bonelli storia. a fare Zombicide, come ci sei arrivato? Allora, diciamo che è un po' iniziato tutto finendo l'Accademia. Vabbè, appunto, visto, diciamolo per chi non sa che ci conosciamo, io e Monica abbiamo frequentato l'Accademia Albertina di Belle Arti a Torino, e durante l'ultimo anno, mentre mi stavo laureando, ho avuto la possibilità, vincendo un concorso a Lucca Comics, di frequentare un anno la scuola internazionale di comics di Torino. Io, vabbè, come tutti, è banale, ho sempre avuto la passione per il disegno No, no, e aspetta, i fumetti. qui ti interrompo. Non è banale. Tu entravi in accademia, c'era Alessio piegato su un foglio. Volevi dirgli ciao, non volevi dirgli ciao, volevi sapere? Io non l'ho mai disturbato, veramente, perché ogni volta che passavo era sul foglio e faceva già delle cose Sì, bellissime. vabbè, abbiamo lavorato sicuramente. No, però nel senso, appunto, io ho sempre avuto la passione per il disegno e il fumetto. Avevo frequentato da ragazzino, ti parlo di, boh, quando avevo 15 anni, la scuola di fumetto di Asti, e poi proprio un po' interrotto, diciamo. Ho fatto il liceo scientifico, ho fatto l'accademia, mi ero concentrato più sull'illustrazione che sul fumetto, e poi ho avuto appunto questa possibilità di frequentare la Scuola Internazionale di Comics di Torino, e lì mi sono di nuovo concentrato un po' più sul fumetto, visto che, diciamo, le basi di disegno le avevo apprese in 5 anni di accademia. Ho potuto concentrarmi più su non cosa disegnare, ma come si fanno i fumetti, quindi dal punto di vista storytelling, composizione, anche discorso del mercato, come approcciarsi agli editori e quant'altro. E da lì poi ho iniziato un po' il mio pellegrinaggio ogni anno a tutte le fiere possibili, portfolio alla mano, code interminabili, dagli editor, un sacco di porte in faccia. E nel 2016, mandando una mail, perché arrivavo da una Lucca super demoralizzante, ero, diciamo, a tanto così da mollare tutto, come si suol dire, dopo l'ennesima porta in faccia con gli editori, non erano tutti un sì, ma devi migliorare, sì, ma non ti possiamo pagare, sì, ma e quindi non ne potevo più. E allora ho detto, vabbè, senti, io faccio un ultimo tentativo. Ho mandato, proprio preso tutti i biglietti da visita che avevo preso in quella Lucca, ho mandato il mio portfolio da tappeto a tutti, e dopo tipo 5 minuti mi scrive su Facebook Michele Monteleone, che all'epoca si autoproduceva con un gruppo di colleghi, e faceva parte dello studio in rosso, lo studio di Roberto Recchioni, e mi ha detto: guarda, noi stiamo facendo delle piccole produzioni, cercando nuovi disegnatori. Vedi se ti interessa. E allora lì sono stato co-creatore, insieme a Giulio Gualtieri, del fumetto Darwin, che era una produzione Studio in Rosso e Verti Comics,
e che inizialmente è andato in digitale sulla piattaforma di Verticomics, e poi quell'anno, cioè l'anno successivo, l'abbiamo portato come autoproduzione all'ARF e a Lucca, quindi ho avuto la mia prima, diciamo, pubblicazione cartacea, non ancora con un editore, però sui testi di uno sceneggiatore Bonelli, e lì ho avuto la possibilità di mostrare il mio lavoro a Roberto Recchioni, al quale è piaciuto, e allora ha deciso di affidarmi prima un volume della miniserie Caput Mundi, i mostri di Roma, edita da Editoriale Cosmo, basata sull'universo creato da lui e da Leomax del Vampiro Battaglia, e successivamente mi ha dato la possibilità di fare qualche tavola su Orfani Sam, l'ultima stagione di Orfani, e quindi ho fatto il mio primo, diciamo, passetto in Bonelli. Poi il mio portfolio è finito nelle mani di Luca Enoch, che mi ha contattato per iniziare a collaborare su questa serie speciale di Dragonero, che puntava a, diciamo, inserire, potersi permettere, ecco, di avere disegnatori con uno stile molto fuori dai canoni della Bonelli. Quindi eravamo tutto un gruppo di disegnatori che normalmente, raramente si vedono in Bonelli, perché avevamo uno stile un po' particolare. E da lì poi è continuata la mia collaborazione anche con Giulio Gualtieri, lavorando con Studio Tiwi e con Scuderia Ferrari. Con loro ho lavorato a un motion comic promozionale per Ferrari, che si chiama We Race 2058, che era leggibile gratuitamente su internet. E casualmente in quel periodo la Camon cercava dei disegnatori per un progetto di illustrazione all'interno del mondo dei giochi da tavolo. Ho fatto le prove per quel progetto, sono andate bene, ho iniziato a lavorare come illustratore per la Camon, e successivamente c'è stata appunto la possibilità di lavorare a questo fumetto. La Camon si è interfacciata molto con Luca e Stefano della Bonelli, e allora mi hanno chiesto se volevo fare parte di questo progetto, ed è stata, diciamo, la cosa un po' più grossa che ho fatto in Bonelli, perché è vero che ho già esordito nel 2016, diciamo, però questa è la prima volta in Bonelli che c'è più di 120 tavole fatte da me, più le copertine, e quindi è sicuramente un secondo esordio, diciamo, molto importante per me in Bonelli, a cui sono molto affezionato, anche perché è un progetto con cui abbiamo lavorato un sacco, e ormai ci ho lavorato 2 anni fa. Nel frattempo ho avuto modo di nuovo di lavorare con Scuderia Ferrari. A maggio ho fatto l'illustrazione per il Gran Premio di Spagna, perché c'è questo progetto fighissimo di Studio Tiwi e Scuderia Ferrari, nel quale promuovono i vari eventi a cui partecipa Scuderia Ferrari, con dei poster appositi fatti da una pletora di disegnatori che vanno da Dell'Otto a Camuncoli, Marco Mastrazzo, diciamo, veramente un sacco di nomi pazzeschi, e quindi aver potuto partecipare anch'io col mio lavoro è stata sicuramente un'esperienza molto, molto piacevole. E niente, in ultimo, dopo Zombicide, ho avuto la possibilità anche di lavorare a un graphic novel per Dark Horse, che anche questo è uscito a giugno, questo mese, solo che è ancora inedito in Italia. Non ho ancora avuto modo di vederlo, perché non me l'hanno ancora mandato, però sono molto soddisfatto anche di questo lavoro, con un team creativo pazzesco. Ho lavorato con Edoardo Mello, Felipe Andrade, è stato veramente anche questa un'esperienza molto molto bella. Bene. Domanda veloce. Visto che sei sbarcato anche in America, meglio l'Italia o l'America come impostazione? Prima domanda. Seconda domanda, meno male che, visto che è l'argomento del giorno, abbiamo un giovane che ha fatto un sacco di gavetta fino al punto quasi di smettere, e meno male che non hai smesso, insomma. Cioè, tu la Sì. gavetta te la sei beccata tutta, insomma, è proprio di quelle anche toste, dire: ma devi migliorare, ma ritorna, te la sei proprio beccata tutta, insomma, la Sì, gavetta. no, beh, poi
Sì, poi ho sempre fatto cose nel senso durante l'accademia, ho fatto qualche piccola illustrazione per la Repubblica di Torino, perché ho avuto la fortuna di, stando in accademia, fare un sacco di cose, perché in accademia sei in un mondo un po' a parte, respiri tutti i giorni disegni, arte, progetti, persone che si scambiano idee, che ti coinvolgono, quindi ho fatto mostre, ho fatto un sacco di cose che fanno parte anche quelle della Gavetta. Ho lavorato con Eris Edizioni, che ha fatto un volume pazzesco che si chiama Novel, che prendeva 9 storie scritte da scrittori che dedicavano queste storie a luoghi particolari di Torino, illustrate da tutti gli studenti dell'Accademia. E tra questi studenti c'eravamo io, Lorenzo Mo, che ha fatto un sacco di successo vincendo anche il premio Bartoli all'ARF, Elisa 2B, che adesso anche lei fa un sacco di cose, quindi dall'Accademia di Torino sono spuntati un po' di disegnatori che adesso sono professionisti. Quindi sì, Gavetta ne ho fatta, ho fatto cose purtroppo pagate poco, ho cercato di limitarle, quelle pagate poco, però può sempre capitare. Però sì, la gavetta è stata fatta, è stata lunghetta, però dà sicuramente tutte le sue soddisfazioni. Per l'America dipende, nel senso è un modo un po' diverso di vedere le cose. Allora, diciamo che più che una differenza tra l'America e l'Italia, ti posso dire che c'è differenza al di là delle tempistiche, perché in America le deadline sono pazzesche, quindi non devi sgarrare un attimo, quindi le tempistiche sono un po' diverse. Però la grande differenza che io ho notato è tra gli sceneggiatori con cui ho lavorato. Se uno sceneggiatore, diciamo, nasce per sceneggiare i fumetti, con quello sceneggiatore lavori meglio. Ho lavorato a vari progetti in America, anche alcuni adesso inediti, e non c'è stato nessun tipo di problema, però ho notato che in America, per esempio, visto che adesso Netflix e tutte le piattaforme streaming non prendono prodotti, diciamo, appena nati, cioè se tu hai un pilot per una serie TV e vai da Netflix non te lo guarda nemmeno, però se tu vai da Netflix e dici: voglio adattare questo fumetto, voglio adattare questo libro, allora c'è possibilità. E quindi diciamo che si sta un po' diffondendo in America la cosa di produrre fumetti per poi sperare di adattarli in altri media. E quindi capita che a scrivere questi fumetti magari siano sceneggiatori anche molto bravi, che però sono abituati a scrivere per la TV o per il cinema. E quindi adattare una sceneggiatura di quel tipo al fumetto, banalmente a volte ti trovi scritto in una vignetta, il personaggio apre la porta, entra e si siede. E no, in un fumetto o apre la porta o entra o si siede, perché non è un cartone animato, non è un film, può fare una sola azione. E quindi c'è queste cose qua. Mentre invece quando lavori con professionisti ovviamente di rinomata esperienza come Luca e Stefano, e addirittura con Luca che non è una cosa da sottovalutare, è anche un disegnatore, oltre che uno sceneggiatore, è molto più semplice. E io quando leggo una sceneggiatura di Luca, è come se la vedessi disegnata, perché ha un modo di scrivere che si vede che lui è un disegnatore, lui se l'immagina non scritta, lui se l'immagina disegnata, e quindi è molto più veloce diciamo, il passaggio tra quello che lui scrive e è molto più facile per me poi disegnarlo. Quindi le differenze sono sempre un po' con chi lavori, non tanto dove. È molto interessante la cosa che hai detto di Netflix, del fatto che se ti presenti con un progetto che è già esistente, tipo fumetto, hai più facilità che sia accettato. Questa è una cosa molto interessante sulla quale bisognerebbe che anche noi italiani iniziassimo magari a guardare un po' più in là di quelle che sono il nostro orticello, perché gli americani hanno queste cose e sinceramente ci sta, perché il fumetto ha tante storie da raccontare per riempire diciamo, quello spazio di cui Netflix ha bisogno. Cioè, Netflix ha bisogno di storie da raccontare. Chi meglio del fumetto ne ha di Certo. storie da raccontare a bizzeffe? Cioè, No, poi su questo. come No, no, scusa, vai puoi pure.
No, dico appunto, quindi come si dice sempre quando si fa scuola di fumetto, la prima cosa che ti dicono è quando tu scrivi, disegni un fumetto, è come se tu fossi un regista di un film con un budget illimitato, perché tu puoi far accadere qualsiasi cosa in un fumetto, non hai problemi di attori, di effetti speciali e quant'altro. E effettivamente così, il pilot di una serie TV più economico che mi viene in mente è proprio un fumetto dove tu puoi fare qualsiasi cosa a dei costi ovviamente minori, perché tu paghi il disegnatore, il sceneggiatore, il colorista, ma poi finisce lì. E questo, diciamo, è positivo anche per noi autori, perché c'è più domanda di fumettisti, banalmente. E quindi questa è sicuramente una cosa interessante, una cosa positiva, e accorcia sempre di più la distanza tra questi media. E viviamo in un mondo sempre più interconnesso, e quindi tutti questi media sono, cioè, tutto sempre più tanto più cross-mediale. E quindi il fumetto, la serie TV, il film, il libro si avvicinano sempre di più a fondersi in una cosa sola. La domanda che ti volevo fare, che forse abbiamo toccato, ma proprio solo marginalmente, i tuoi, diciamo, disegnatori di riferimento, gente a cui ti sei ispirato, gente che ti piace, abbiamo toccata marginalmente questa cosa qua. Se ci puoi dire qualche cosa riguardo questo, sono più italiani, americani, orientali, quali sono i tuoi? Non dico neanche punti di riferimento, però autori ai quali dici mi piace, perché tu hai uno stile molto tuo. Questo è abbastanza chiaro Grazie. vedendo, cioè uno stile riconoscibile, che è importante per un disegnatore essere riconoscibile. Però sapere quali sono i tuoi, diciamo, i tuoi punti di riferimento, ecco, ecco. Poi mi zittisco, aspetta, mi Allora, zitti, beh, allora, autozitti. dovessi fare un elenco, ovviamente potremmo stare qui con una live che durerà qualche settimana. Ovviamente sono cambiati tantissimo negli anni. Ho avuto il periodo, come capita a molti, il periodo Sean Gordon Murphy, in cui mettevo le impronte digitali con la china, gli schizzi di china ovunque, non si capiva niente. O il periodo Mignola, dove riempivo tutto di nero senza disegnare i piedi, e facevo tutto molto squadrato. E andando avanti, ho trovato un po' la mia strada prendendo piccoli pezzi di tutti questi autori che mi piacciono, mettendoli insieme. Mi piacciono tantissimi autori diversi. La cosa che mi fa molto ridere è che spesso quando qualcuno vede il mio lavoro e prova a dire legittimamente a chi mi ispiro, tante volte tutti dicono cose diverse, proprio perché vedono un pezzo di, quindi ogni tanto mi dicono: ah, ma tu chiaramente ti ispiri a Ramos. Sì, anche Umberto Ramos mi piace, altri hanno chiaramente Madureira, e quindi, che sono due autori magari anche diversi tra di loro, e quindi ognuno ci vede un po' una cosa diversa, e quindi è una cosa molto, molto carina. Vuol dire che ho trovato, cioè sono riuscito a prendere qualcosa, diciamo, di riconoscibile da tutti e metterlo insieme. Mi piacciono autori un po' di tutti i tipi. Sia italiani che esteri. Italiani, vabbè, io adoro proprio una venerazione per Nicola Mari, che per me è proprio il top. Nicola Mari è talento puro, era avanti 40 anni, 30 anni fa. Il suo Vampires su Nathan Never sembrava, cioè, sembra disegnato ieri, da autori americani. È una cosa di una modernità pazzesca. Prendeva Mignola, che era contemporaneo tra l'altro, perché vedendola adesso diceva: beh, chiaramente si ispirava a Mignola. In realtà erano super contemporanei. Mignola era appena diventato il Mignola che conosciamo di Hellboy, all'inizio degli anni 90, e Mari già l'aveva preso e rivoltato come un calzino, creando il suo stile molto riconoscibile. Quindi sicuramente uno su tutti Nicola Mari. Il citato Umberto Ramos, Chris Bacialo della Marvel, Madureira, Ludo Lullaby. Io adoro un autore canadese che si chiama Pat Boutin-Gagné, che è praticamente inedito in Italia perché non esce quasi niente di suo. Lui lavora, anzi no, forse proprio niente in Italia, non sono ancora riuscito a trovare un suo volume in italiano. Infatti li prendo tutti in francese, lui lavora un sacco per Soleil, lavora in Francia.
Non sono mai riuscito a leggere un suo volume dall'inizio alla fine perché non parlo una parola di francese, però li conosco a memoria perché li sfoglio tutti i giorni. Quindi Ludolulla di lui, già citato Madureira. Poi lavorando in Dark Horse ho avuto modo di lavorare a stretto contatto con Edward Petrovic, che era il lead artist del progetto che abbiamo fatto in Dark Horse, e quindi loro cercavano, visto che lui non ha potuto fare tutti i numeri della graphic novel, tutti i capitoli della graphic novel, cercavano dei disegnatori che avessero uno stile simile. Hanno contattato me e quindi ho avuto per quel progetto come reference Edward Petrovic, ed è un disegnatore che adoro, bravissimo, dal quale ho un po' rubacchiato un po' di cose ultimamente, quindi mi rifaccio anche tanto a lui, è uno delle mie reference. E te ne potrei dire veramente mille altri, Arren, Daniel Warren Johnson, veramente chi più ne ha più ne metta. Sicuramente tutti i disegnatori che vanno verso il grottesco, il cartoon, un po' il deformed, però che hanno anche magari una certa sintesi, perché a me quello che piace è appunto. Mi piacciono sia le forme squadrate che ogni tanto metto, per esempio, nelle ombre e in certe fattezze dei personaggi. Mi piacciono i personaggi un po' tozzi, quindi quando, per esempio, ho disegnato Ned, l'ho immaginato un po' come una sorta di Wolverine del gruppo, quindi un po' basso, tozzo, e mi divertiva tantissimo disegnarlo. Poi, vabbè, io adoro disegnare i personaggi con la barba perché riesce a fare sempre delle inquadrature belle potenti quando hanno queste barbe. Così, e quindi sì, io vado verso appunto un tipo di sintesi che deriva, mi hanno detto persino dai manga, che io leggo, ma devo ammettere, leggo, sono un pessimo lettore di manga, leggo pochissimi manga, mi ci sto avvicinando adesso, però in America, per gli americani, il mio è uno stile euromanga, perché forse ci vedono un po' di Madureira, un po' di questi autori qua. Se me ne viene in mente qualcun altro ve lo dico più avanti, perché. Guarda, io la prima impressione da vecchio lettore degli X-Men è che mi ricordavano molto gli X-Men. L'impostazione di questo gruppo mi ricordava molto i miei, non quelli di adesso, i miei X-Men. Quindi ci ho rivisto un Gambit, ci ho rivisto un Sabretooth. Tu hai detto, io ci ho rivisto più Sabretooth in Ned, eccetera, eccetera, come Vedi. impostazione. Eh sì, ma cioè, Sì. sai com'è, l'età è quella, capito? Però devo dirti la verità, cioè, devo dire la verità, il tuo stile mi piace veramente molto. Concordo con te su Grazie. quello che hai detto su Nicola Mari, penso la stessa identica cosa di quell'album di Nathan Never, era più avanti dell'epoca per la quale è uscito. Cioè, è qualcosa che veramente andrebbe riscoperto, ristampato, magari ristampato in un formato che permette di apprezzare proprio tutta la potenza di quelle tavole. Quindi mi fa piacere che questo album abbia passato anche alla mia generazione, arrivando anche a gente più giovane di me e che ne abbia riconosciuto la grandezza. Questo mi fa molto, 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 molto piacere. Quindi complimenti ancora. Guarda, io ti dico se dovessi, grazie, no, ti dico se dovessi fare appunto, riducendo al massimo la top 3, io direi sicuramente Mari, Mignola e Chris Bacalo, che sono proprio i miei numi tutelari, diciamo, se devo ridurre a 3. Guarda, ti dico, i nomi tutelari sono buoni, l'impatto è buono, ti dico la verità, perché io questo ho visto e questo mi è piaciuto, devo dire la verità. Pure, ti ripeto, pur non essendo un prodotto proprio da cinquantenni, capito? Non è proprio perché quando voi prima vi siete messi a discutere di giochi di ruolo, io sembravo mio nonno, hai capito, quando noi parlavamo, capito? Proprio tagliato totalmente fuori. Però ti dico la verità, i fumetti mi piacciono e questo qua riconosco le potenzialità, devo dire la verità, non so come arriveranno gli altri, non so com'è, ma a me onestamente piace. Quindi il primo è piaciuto, che Grazie. è sempre lo scoglio principale, ripeto, i numi tutelari erano buoni perché Vietti e Enoch, come dici tu, sono due numi tutelari che
se non conosci il prodotto, guardi chi lo fa, vedi i loro nomi, sei sicuramente, può non piacerti, ma sicuramente non è una ciofeca. Cioè, puoi dire non mi piace, certo, e ci sta, ma non puoi dire che il prodotto non è buono. Questo è il prodotto, questo prodotto è molto buono, poi può piacere o non piacere, a me piace, quindi niente, aspetteremo gli altri tre, insomma, grazie, vedremo come va a finire. Passo la palla a Monica, che non vorrei fare la persona che prevarica le donne, soprattutto in questo periodo, quindi Monica, devi dire qualcosa tu. Non in questo... sono una donna, è tutta un'illusione. No. Allora, a me è piaciuto tantissimo, allora, quello che mi è piaciuto è vedere proprio il cambio, ok? Perché secondo me questo è il tipo di freschezza che ci vuole. E bene o male, almeno da qualche parte è entrata, ok? E mi auspico che non... Dopo questo ci saranno poi altri progetti simili, perché comunque è un modo anche per dare un cambio generazionale alla Bonelli, secondo me. Ma questa è una mia opinione personalissima. E a me è piaciuto vedere la tua evoluzione. Io sono una grande fan di Alessio. No, sì, nel senso, anche tutti i disegni Ferrari, eccetera. Io da parte, anche le mie bimbe piacciono. Grazie, sì, allora. Quindi sono stata contentissima di averti chiesto di venire e che tu abbia accettato. È stato un piacere, grazie a voi. E niente, tante cose sono già state dette, per cui non mi soffermo tanto più sul numero. A me è piaciuta molto, però questa è una cosa che oggettivamente può vedere chi ha giocato e ha visto i tuoi disegni. Tu hai detto che ti sei ispirato ai personaggi, a me è piaciuta molto l'evoluzione che hai fatto di Wanda, perché la Wanda nel gioco è meno delicata, no? Come caratteristiche fisiche. E tu l'hai fatta molto bella, veramente bella, però rimane riconoscibile, perché comunque hai mantenuto esattamente i colori, eccetera. Però poi lei anche nelle espressioni, no? Adesso anche le sue espressioni sono molto più delicate, ma adesso giustamente non ne trovo neanche una. Cioè, anche solo qua, no? Adesso non so se si riesce a vedere bene. Dove c'è lei che sta letteralmente squartando via uno zombie, l'espressione del viso comunque rimane è bella, è femminile, cosa che invece nel gioco lo è un po' meno, ecco, per chi conosce il personaggio, il character, insomma. Io l'ho apprezzato veramente tantissimo. Sì, ecco, quella è stata un po' ti dico, Wanda è stato il personaggio che mi ha dato un po' più problemi, un po' più difficoltà, proprio per questo, perché avevo un po' paura di farla troppo bella, troppo diversa dal carattere di Edward Eaton, che però lui ha un po' questa cosa di disegnare le donne. Io ho visto uno dei pochi fumetti che ha fatto per la Francia, un fumetto fantasy, dove casualmente le protagoniste sono tutto un gruppo di guerriere donne, e lui disegna un po' queste donne, verrebbe da dire, tra virgolette, bruttine, nel senso non con delineamenti delicati e quant'altro. E quindi avevo un po' paura di distaccarmi, però anche per come è scritta, per quello che dice, per il fatto che è divertente, è una ragazza che all'apparenza sembra frivola, che pensa, che ne so, quando trovano rifugio dice: apro qua, puzza, no, non ci voglio stare, e loro gli dicono: senti, c'è un'apocalisse zombie, adattiamoci, però è anche molto coraggiosa, ci sono i due tizi all'inizio che vogliono palparla, lei si arrabbia e quant'altro, e quindi secondo me ci poteva stare come connubio, appunto, di lineamenti un po' più dolci e quello che fa poi durante il fumetto, che sono cose da donna, diciamo, d'azione. Infatti è bellissimo anche il contrasto e il fatto che appunto che di carattere si vede da principio, proprio per le risposte che dà, anche il fatto, a me è piaciuta molto anche la parte in cui lei si tiene la motosega in mano nonostante abbia un'ampia scelta di armi, no? Davanti alla faccia dice, boh, ma io sono a posto così. E anche quella parte lì, Sì. il carattere, la parte diciamo più virile ce l'ha dentro comunque, anche se ha appunto un aspetto femminile. I personaggi, vabbè, a Sì, me io devo piacciono molto. dire. Scusami, a me i Vai, vai. personaggi femminili solitamente tendenzialmente piacciono di più di quelli maschili. Quindi, però mi piace molto come li hai disegnati tutti. Anche Diana mi è piaciuta tantissimo. L'infermiera. Ha una bellissima presenza ed impatto, e anche lì la sua personalità, nonostante sia
anche lei molto bella, perché esteticamente molto bella, è un personaggio forte e lo si vede da subito, cioè subito. Sì. Quindi. Ecco, per esempio, Diana è stata un po' l'opposto, vabbè, di Wanda. Non avevo da dover creare io il design perché avevo tutto il suo pregresso e quindi mi sono semplicemente ispirato al design che c'era. Diana ho dovuto creare io il personaggio, è stato il primo personaggio che ho disegnato dei quattro nuovi quando mi hanno mandato la descrizione dei personaggi ed è il primo che è stato accettato subito. Appena ho letto la descrizione, io ho fatto lo studio dei personaggi e così com'è da quello studio è nel fumetto. Non abbiamo cambiato una virgola. Diciamo è stata la più facile, è venuta proprio perché per come Stefano l'aveva scritta, me l'ero proprio immaginata così e poi è piaciuta subito e quindi è uno dei miei personaggi preferiti che mi è piaciuto di più disegnare. Eccole qui, tutte e due. Vabbè, via, Ecco, Wanda, infatti vediamo. quella scena di Wanda che si tiene la motosega, io da lettore, perché l'ho letto mentre lo disegnavo, mentre mi arrivava la sceneggiatura, mi sono tra virgolette gasato perché pur non avendo giocato, l'ho proprio visto come il classico easter egg che vedi nei film, negli adattamenti delle cose che ti piacciono, no? Che ne so, il personaggio che tu sai che ha quell'arma. E scopri come la trova perché casualmente la trova e poi lei potrebbe cambiare e dice no, io sono quella con la motosega perché nel gioco lei è quella con la motosega e quindi mi è piaciuta veramente un sacco questa scelta di Stefano di inserire queste piccole cose che erano una sorta di strizzate d'occhio ai giocatori e le ho colte pur non essendo un giocatore però mi sono molto piaciute e le ho trovate molto, molto divertenti da fare. Ok. Claudio, qualcosa da aggiungere? Clyde? Aspetta, ho mutato Allora, io. okay. Ok. Si va così? No, io da aggiungere non ho niente, se non i complimenti per questa uscita, complimenti per la sua già buona carriera, già il suo inizio di carriera che con già tante cose da raccontare e già tante cose nel suo, diciamo, nel suo bagaglio e ancora tanto ancora davanti. Quindi io più che fargli i complimenti, io non ho altre cose con cui disturbarlo, ecco, poi cioè, già mi Grazie, piaceva, Mike. poi già mi piaceva, poi hai tirato fuori anche la cosa di Nicola Mari, per me sta già nella nuvola, sta già nel Grazie. cloud, hai capito? Quindi da lì non lo scardino, hai capito? E poi anche su Drago Nero, la serie che io amo, e quindi ciao, hai capito? Abbiamo già fatto tutto, quindi non lo molesterò ancora. Con le Per questa mie volta, amenità. Per questa volta. spero di avere Per modo questa di finirla volta. in fretta, Dragonero, per essere qui a parlarvene poi. Ma non vedo l'ora, non vedo Tu l'ora perché aggiornaci. tanto so che mi piace. Tu se ti definiresti, ecco, un disegnatore veloce o lento? Dipende da quella. Allora, ovviamente un po' più veloce, io mi sento lentissimo, però è una cosa che non bisognerebbe dire perché sennò non mi chiamano più a fare niente, però per adesso non ho mai bucato una deadline, quindi ufficialmente sono un disegnatore che rispetta tutte le deadline, quindi quello va bene. No, a parte gli scherzi, dipende davvero tanto. Per dire, per Zombicide c'è stato un momento in cui ero in ritardo e ho fatto tipo due tavole al giorno e ci sono stati progetti come Editoriale Cosmo. Che è stato un delirio, ho fatto tipo con un assistente, ho fatto tipo sette tavole in quasi un giorno, quindi è una cosa delirante. Preferisco avere progetti dopo tanto tempo, dove, come tutti, quando abbiamo più tempo, però anche lì, per esempio in Zombicide, ovviamente ero molto più lento sulle prime tavole, devo dire le prime 15 tavole sono state proprio un po' dure per me, perché avevo molta ansia da prestazione, per tutti i nomi coinvolti, per l'importanza del progetto che sapevo che aveva per la Camon, che per loro era molto molto importante. Dovevo un po' capire il mood, la tipologia di gabbia da fare, quindi sono state dure. Poi è andato tutto rodato, è andato tutto molto bene, infatti
l'albo successivo, quindi il prossimo albo, contiene due capitoli di cui sono più fiero e che mi piacciono veramente tanto, mi piacciono veramente molto più del, del resto, e trovo che siano proprio venuti al meglio di quello che all'epoca, due anni fa, potevo fare. E poi, come tutte le cose, appunto, più si lavora, dopo Zombicide ho altre... ho 120 tavole in più sul groppone, che quindi mi fanno andare sicuramente più veloce di prima di averle fatte, perché è una cosa che più tavole fai, più ti velocizzi, più capisci i tuoi punti forti, i tuoi punti deboli, capisci dove hai bisogno di magari starci un po' di più, dove invece puoi andare bello liscio, quindi è stato anche questo, è tutta gavetta, è tutta... Tra l'altro, infatti, ho giusto prima del mio matrimonio ho consegnato 20 tavole per l'America e sono molto contento del fatto che le ho fatte veramente in tempi veloci per i miei standard. Quindi mi sto velocizzando, sono molto contento di questo, sempre mantenendo, si spera, il miglior risultato possibile, la miglior qualità possibile. È molto probabile anche che a forza di lavorarci sopra acquisisci anche, al di là della competenza, anche sicurezza del fatto, sì, questa cosa effettivamente la so fare, la faccio bene, certo, mi riesce, perché suppongo che comunque dopo un tot di porte in faccia, come ci hai detto tu, anche il poter dimostrare a te stesso, no? Che arrivi a farlo, certo, a farlo bene e a lavorare, anche appunto, in questo caso tu hai detto, le prime 15 tavole... mi hanno creato delle problematiche, diciamo, a livello di ansia alla fine, no? Perché dici, ma sì, io assolutamente. Sarò all'altezza o meno? È più una lotta con te stesso, no? Diciamo, e vincendone una, due, tre, penso sia anche poi normale, fra virgolette, velocizzare il lavoro, perché oltre al fatto che ti velocizzi perché disegni e vai avanti, è anche la sicurezza in te che aumenta, no? Certo, sì, no, infatti questo è un lavoro dove siamo sempre da soli contro noi stessi, perché diciamo che abbiamo come nemici, tra virgolette, la deadline che più si avvicina, più fa paura, e noi che vorremmo essere più veloci di quello che siamo, magari più bravi di quello che siamo per poter lavorare ancora meglio. E più tranquille, quindi poi è un lavoro dove sei sempre, quasi sempre da solo, quindi mentre lavori ci rimugini sulle cose, sulle tue paure, su tutte le varie cose, quindi una cosa molto positiva è sicuramente il confronto. Io giornalmente mi sento con dei colleghi, abbiamo dei gruppi WhatsApp, ci mandiamo le tavole, la mia opinione su questo, secondo te questo funziona, quindi hai uno sguardo fresco sul tuo lavoro, poi ti nel mezzo dici due cavolate, così ti passa anche un attimo il tempo. Però sì, è un lavoro che fa anche un po' da psicanalisi, diciamo, perché essendo sempre da solo con te stesso puoi riflettere, scoprire cose su te stesso. Quindi ci sono stati momenti in cui ho sofferto un po' della, diciamo, sindrome dell'impostore, che va tanto di moda oggi, che quindi dici che semplicemente in realtà l'ansia di non essere abbastanza bravi. E poi però tavola dopo tavola, cioè, vabbè, intanto oggi questa tavola l'ho fatta, pensavo che sarebbe stata difficilissima, invece l'ho fatta, passiamo a quella dopo, e sembra ieri, invece siamo qua a parlarne che è uscito, ho fatto un sacco di tavole dopo queste, lunedì mi rimetto a farne altre, quindi va bene così. Perfetto, allora noi siamo arrivati a un'ora di diretta, quindi io vi ringrazio tantissimo perché... è andata velocissima. E, non so se Clay ha ancora domande da fare, io vorrei chiederti ancora una cosa e poi lascio la parola. No, io l'ho già importunato abbastanza, la chiudo qui. Ok, allora ti chiedo un'ultima cosa io, Alessio, poi salutiamo tutti, che è una domanda che mi piace fare a tutti gli autori che incontro, no? E se hai un tuo rituale di preparazione, giustamente è un lavoro... molto introspettivo, no? Quindi come ti metti davanti alla tavola bianca, che sia digitale o in tradizionale? Ti prepari un caffè, musica, playlist, insomma, in che modo ti prepari mentalmente a iniziare a lavorare? Allora, diciamo che non ho niente di particolare, io scendo in studio e tendenzialmente la prima cosa che faccio
accendo la tavoletta, probabilmente ho già risposto alle varie mail di lavoro del mio editor o del mio agente, che essendo sul telefono siamo sempre rintracciabili, quindi tipo mi alzo, ho il telefono, guardo le mail e rispondo. Scendo in studio, la prima cosa mi faccio il mio tè o il mio caffè che mi metto di fianco mentre inizio. E ultimamente mi piace molto ascoltare la radio mentre lavoro, che era una cosa che non facevo da anni. E io vado molto a periodi, devo sempre avere un po' di rumore tendenzialmente. Ho scoperto che è meglio se c'è qualcuno che parla, quindi radio, podcast, puntate di Un giorno in pretura di cui vado pazzo, tutte queste cose qui, tranne, cioè, se devo inchiostrare, se invece devo fare, appunto, sono nella fase iniziale, cioè leggere la sceneggiatura e fare il layout, lì ho bisogno di non avere nessuno che parla, quindi musica, quindi questo è quanto. Diciamo musica, cose di sottofondo, tè o caffè e poi si va. Perfetto, allora io ti lascio andare, vi lascio andare, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e anche chi ci seguirà dopo in differita. E niente, a questo punto io ti rinnovo l'invito alle prossime pubblicazioni, se vuoi, tu ce lo dici, è il Assolutamente. nostro salotto, tanto c'è tutti i venerdì sera, tranne tendenzialmente ad agosto va in vacanza forse, vedremo. Meritato riposo per tutti. E ringrazio Clyde, che era la Io nostra vi. prima diretta assieme. Se mi posso permettere, è andata benissimo. Non so se era perché c'ero io, ma. No, vi ringrazio della sopportazione, è stato un piacere dialogare con voi sul fumetto che io adoro, hai capito? Quindi mi invitate, io vengo molto volentieri perché mi piace proprio sentire parlare gli autori, sentirle il dietro le quinte di quello che io leggo, cioè oltre la pagina c'è un mondo e a me quel mondo che ci sta dietro mi entusiasma, quindi vi ringrazio per avermi invitato, è stato veramente un piacere. Grazie mille. Grazie ancora. Grazie Grazie, grazie. Io ringrazio tutti voi per lo spazio, per l'invito, per tutte le domande e le chiacchiere che sono state veramente piacevoli perché anch'io adoro parlare di fumetti. Spero di non aver parlato troppo, di non essere stato logorroico come il mio solito. E vi ringrazio e spero di tornare presto a poter parlare con voi di nuovi fumetti. a te. Vi ringrazio tutti. Alla prossima diretta. Ciao Alessio, grazie, grazie Clyde. Ciao a tutti, Ciao. grazie a voi ancora.